Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è uscita la season 8 di Fortnite. E per chi non lo sapesse, è a tema pirati. Ed è per questo che oggi farò questa reaction sia al trailer che anche al pass battaglia. In questo modo vedrete la mia reazione guardando skin in tema piratesco, eccetera eccetera. Detto questo, lasciate un mega mi piace. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 18 sarò in live sul sito Viola, appunto, con Fortnite, dove già inizieremo a livellare per sbloccare le nuove skin. Quindi mi raccomando, link qua sotto in descrizione, vi aspetto tutti quanti. E detto questo, se volete supportare un vero pirata, un vero capitano, dovete tutti quanti utilizzare il codice creatore XEmerald. Mi raccomando, se lo utilizzate, fate una foto su Instagram o una stories e taggatemi, che io poi le andrò a ripostare sul mio profilo. E detto questo, iniziamo subito con il trailer. Sono ragazzi su Twitter ufficiale di Fortnite ed è uscito da pochissimo il trailer, il cinematic trailer della season 8. Dura circa un minuto. Già ragazzi, inizia così. Mamma mia, c'è una barca, c'è tipo una specie di kraken, penso sia questo qua, il vulcano, una X può indicare un tesoro, un obiettivo, non lo so. Cacchio, iniziamo subito. Volume al massimo. E ragazzi, facciamo play. Raga, la musica... No! Oh mio Dio, no! Oddio! No, raga, bellissime... No! Ai, 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 qua c'è dei ghiacci. E ha una mappa del tesoro? Ecco il vulcano, raga! Sono usciti dal vulcano! C'è un mega forziere. Cosa? Oddio raga, quanto è bella sta skin. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Cosa abbiamo appena visto? Mamma mia, mamma mia. Allora, analizziamolo velocemente. È come se ci fossero, diciamo, tre team. Quindi il team del Re dei Ghiacci, il team piratesco e il team magma. Comunque, abbiamo anche visto che c'è... Raga, allora intanto si vede in lontananza un galeone. Prima cosa, chissà se è raggiungibile oppure no. Fatto sta che comunque è bellissimo che c'ha... Mi fa scassare questa skin, ragazzi. Oh mio Dio. Cioè loro proprio escono dal vulcano. E tutti quanti hanno comunque questa cartina. Hanno una mappa di un tesoro. Tant'è che tutti vanno al centro dell'isola. Come vedete c'è tutto adesso un'ambientazione tropicale nell'isola di Fortnite. E c'è questo mega forziere. Ora non so se è una modalità ben precisa o meno, però chissà cosa puoi trovare dentro questo forziere. Comunque abbiamo visto ragazzi il trailer e adesso passeremo invece alla reazione del pass battaglia. Ragazzi, questa qui è la schermata di caricamento. Mamma mia quanto è bella. Quanto è bella, c'è una tipa che ha un arco, quindi può essere una nuova arma che c'è nel gioco. Vedo un cannone, vedo un bel poco di roba. Ora ci dovrebbe essere il trailer di nuovo, ma non so se è lo stesso che abbiamo visto prima oppure uno differente. In caso lo skippiamo. Ok, eccoci qua e già mi mettono a sparare ragazzi la skin da banana. Ma questi spoiler, perché questi spoiler così? Vabbè che c'era anche nella schermata di caricamento, però raga, battaglia reale. Ok, vediamo un pochettino. È abbastanza lento nel caricamento comunque. Non l'ha appesantito parecchio, mi sa. Attenzione. Ok, è lo stesso trailer. È lo stesso trailer, ragazzi. Va bene. Eccoci qua. Promessa pass battaglia. Come ringraziamento speciale per aver acquistato il pass battaglia della stagione 7, comincia la stagione 8 con 5 livelli gratuiti. Ottieni e chiudi. Ok, oddio, già tre oggetti. Oggetto successivo. Ok. Oh mio Dio. Raga, è bellissimo. È bellissimo. Ma adesso passiamo subito. Ok. Ho sbloccato questo. Va bene, grazie. Ecco qua, pass battaglia stagione 8. Attenzione. Perfetto. E raga, uff, uff. Allora, indietro. Ed eccoci qua. Abbiamo qui la prima skin che ha 11 fasi. 11.
Oddio, cuore nero. No, bellissima. No, vabbè, raga. Vabbè. Oh, dimmi che c'è quella rossa. Dimmi che c'è quella rossa. Ok. Bella però. Però. Oh. Che dire, ragazzi? Che dire? Ci sta. Ci sta. Questo qui pure ha 10 fasi. Ibrido. Attenzione, è tipo un mezzo rettiliano. Cioè. Bello. Fico. Veramente bello questo. Ok. Ci sta, ci sta. E poi c'è la versione che cambia colore. Ok, nera non è neanche tanto male. Ok, questa piace la tierless. Poi qua cosa abbiamo? Vabbè, lo standard abbiamo già sbloccato. Ok. E abbiamo tante altre cose qui. Allora, serpenti dei cieli. Ok. Ci sta, ci sta. Oddio, raga, c'è un polpo pirata. Un polpo pirata. Un altro zainetto. Veramente carino questo. E abbiamo un'altra skin, Sidewinder, ok, va benissimo, non ha stili extra queste qua, ok. Tralasciando qua il cagnolone Woozy, anzi Woozy, va bene, ci sta, molto, ma sembra molto Scooby-Doo. Doveva essere, diciamo, azzurro, però ok. Andiamo ancora avanti, e vabbè, esperienze, V-Bucks, abbiamo un altro deltaplano, non male. E trenino. Ok. Ci sta. Spicy! Peperino spicy! Un piccone. Bello, bello, mi piace. Altre scie. Un altro deltaplano. Bello anche questo qui come si apre. L'effetto anche che fa. E attenzione già cosa ho visto. Ragazzi, bananita. Attenzione, è reattivo, matura e cambia colore durante la partita. Quindi adesso è tipo acerba e pian piano diventa sempre più gialla, praticamente. Figa come cosa. Ok. Qua ragazzi abbiamo un altro animaletto che è una volpe. Sembra una volpe a tutti gli effetti. Abbiamo poi Grimaldello. Bello come piccone. Mi piace questo stile. Comunque, ma non sto vedendo più roba piratesca, raga. Ok, qua abbiamo un ibrido, va bene. Poi continuiamo ancora. Abbiamo delle scie lava. Ok, quindi già stiamo andando adesso nel lato della lava. Quindi mi sa che i pirati o sono alla fine o erano soltanto quelli all'inizio, ma mi sembra poco. Abbiamo nana nana. Ok, un casco di divertimento. Ok. Ember. Sembra molto braciere come cosa. Ok. E già qua vedo comunque qualcos'altro. Ok, ok. Abbiamo invece la versione nera della volpe. Ok, che a me sembra una volpe, poi non so se lo definisce come cane o una volpe. Ok, raga, ok. Oh mio Dio. Questo è bellissimo, ragazzi. Questo è veramente bellissimo. E mi sa che questo assomiglia troppo a Scooby-Doo. Questo assomiglia troppo a Scooby-Doo, ma ok. E qui invece cosa abbiamo? Chiave Master. Siamo all'87, manca veramente poco. Manca veramente poco all'ultima skin. Abbiamo quella versione mimetica. Ok. Poi dei dischi, altri V-Bucks. Qua c'è sempre il vulcano. Ok. Abbiamo un Hula Hoop. Carino come cosa, mi piace. E attenzione, l'ultima skin è una skin femminile. Lusso. Ok. Raga. E naturalmente c'è anche Chiave Master maschera, questo qui. Mi aspettavo qualcosa di più in stile piratesco, essere sincero, raga. Dopo tutta questa cosa con i pirati, eccetera, me l'ho messa alla fine questa skin fatta in questo modo, che ok, ci può stare, va bene lo stesso. Vabbè, facciamo riscatta. Abbiamo qua infatti, ragazzi, il bando con i 25 livelli, oppure appunto i pass battaglia gratis. Noi prendiamo direttamente, ragazzi, questo qui gratis. Riscatto, potete farlo tutti voi che avete fatto appunto le sfide. Perfetto. Abbiamo potenziato i pass battaglia. Ed ecco qua, abbiamo già sbloccato per l'appunto tutti i vari oggetti. Già la prima skin, ottimo. Ok, tante sfide naturalmente. Guardate quante robe abbiamo già sbloccato. E anche 100 V-Bucks, ottimo, perfetto. Vediamo un attimo nel negozio oggetti. C'è, ecco, pesce secco. Questo qui, ragazzi, che dire, raga, è spettacolare. Questa è veramente spettacolare. È quasi quasi, ragazzi, che dobbiamo fare?
È bellissima, è veramente bellissima. Poi abbiamo vecchio scarpone, ok, nulla di particolare, no vabbè, non... oddio, sono è un corallo tipo, oddio, ma no, non mi piace più di tanto. Insomma, qua abbiamo poi, vabbè, le altre skin, c'è cannocchiale, no, mi mancano 50 vi... che gli esce l'occhio da qui, ma cosa? Ok, va bene, va bene. Stagione 8, guardate com'è cambiato tutto il menu comunque. Bene, bene, bene. A questo punto andiamo velocemente in singolo, ragazzi, e droppiamo e vediamo velocemente com'è la mappa. Intanto è bellissima la schermata, mi piace un casino, è cambiato anche il layout, un pochino di tutto quanto. Comunque vi ricordo come sempre che andrò in live oggi alle 18, quindi mi raccomando, vi aspetto tutti quanti. Link qua sotto in descrizione. Vediamo un pochino la mappa come è cambiata. Facciamo un drop veloce. E poi niente, continuerò a nerdare tantissimo. E ci mette veramente un pochettino a caricare. Uff, molto bella ragazzi. Quanto mi piace. Apriamo la mappa e ecco qua il vulcano. E ragazzi, c'è un galeone. C'è, oh, è cambiato il suono. Hanno spostato quartiere qui. Ok. C'è sempre la zona naturalmente ghiacciata. Bene, bene, raga. E insomma, la mappa è veramente fighissima. Naturalmente tutti dropperanno qua. Ma io voglio vedere subito il galeone, ragazzi. Quindi droppo instant. Non me ne frega nulla. Hanno pure spostato in basso. Cos'è quella? Ah, il punto mi dice adesso anche la distanza. Ok. Bene, bene, bene. Allora, come zona è veramente fighissima questa. Mi piace. E guardate il galeone. Guardate che bello. Mamma mia. Questa zona, ragazzi, è la mia zona preferita. Nient'altro da dire. Dropperò sempre qua, cacchio. Voglio fare un tour veloce del galeone. Già qui c'è un forziere. Lo prendiamo subito. E attenzione, il galeone è veramente bello. Mi piace molto come è fatto. Raga, non ce la faccio a... Ok, raga, troppo casino qua. Ok, ma c'è la stanza del capitano? Eccola la stanza del capitano, dove mi andrò a sedere naturalmente io. C'è anche un forziere. Ma comunque ragazzi, io adesso continuerò a giocare. Detto questo, ci vediamo oggi in live appunto sul sito Viola. Naturalmente ci sarà anche un secondo video sul canale. E detto questo ragazzi, continuo questa bellissima partita in questa nuova mappa di Fortnite. Ciao a tutti.